Passeggiavano come sempre in via Kennedy, Biagio Amalfi e sua moglie Giovanna Carraudo amavano passeggiare al tramonto, nella strada che costeggia il torrente, ma ieri un'auto li ha travolti. L'ex dipendente della Pirelli di Villafranca, 72 anni, è stato centrato da una Fiat 600 azzurrina. I due sono finiti dentro una canaletta ai margini della strada. A prestare i primi soccorsi sono stati il conducente della vettura coinvolta nell'incidente e altri automobilisti che hanno anche allertato il 118. L'uomo è stato trasportato al policlinico di Messina, ma quando è arrivato era già morto. La moglie si trova ricoverata invece in gravi condizioni. La coppia era molto conosciuta a Saponara Marittima, tutti la conoscevano questa loro abitudine di passeggiare al tramonto. La notizia ha scosso profondamente i residenti del comune tirrenico. Il magistrato di turno, informato sull'incidente, ha disposto che venga eseguita l'autopsia sul corpo del 72enne. L'auto coinvolta è stata invece sequestrata.